Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 12 luglio, ascoltiamo la storia di questi due fratelli martiri, Ermagora e Fortunato di Aquileia. Di questi due santi nulla si sa, se non attraverso una diffusa leggenda formatasi durante l'VIII secolo. Essa narra che l'evangelista San Marco, inviato da San Pietro a evangelizzare l'Italia superiore, giunto ad Aquileia, vi incontrò un cittadino di nome Ermagora e, convertitolo al cristianesimo, lo consacrò vescovo della città, avviando così l'evangelizzazione di tutta l'area mitteleuropea. Egli vi avrebbe concluso la sua missione con il martirio, durante la persecuzione suscitata da Nerone. E compagno gli sarebbe stato il suo diacono Fortunato. Ermagora e Fortunato, due nomi nella storia e solamente la certezza che hanno vissuto il martirio. Non sappiamo di queste persone altro se non questo e vogliamo però ricordarli comunque, per ricordarci che sono stati portatori di un messaggio e di una bella notizia che è arrivata ai giorni nostri proprio tramite il loro sacrificio e la loro testimonianza. Magari anche i nostri nomi non saranno ricordati nella storia perché non faremo cose grandi e cose enormi, ma rimarrà l'amore che abbiamo saputo tramandare e custodire. Allora ci affidiamo alla testimonianza, all'intercessione di questi due fratelli proprio per questo, perché possiamo ricevere la consapevolezza che ciò che faremo di bene non verrà mai perduto, anche se i nostri nomi dovessero essere dimenticati nella storia. E allora ci affidiamo alla loro intercessione. Sant'Ermagora e Fortunato, pregate per noi.